allora, gli specializzati dicono, leggo qua, che per Mazzotta è fatta, e invece su Puskas ce la farà anche, comincia a interessarsi. Vediamo. Stiamo analizzando un po' tutto, però dobbiamo vedere prima, già l'ho detta questa cosa ieri o l'altro ieri, andare a toccare una rosa che ha già fatto 33 punti, tante partite giocate senza un attaccante puro, è pericoloso. Cerchiamo un terzino destro, un terzino sinistro, perché non ci sono, cioè, dando Germoni, poi vediamo un attimo Scaglia come la situazione, perché Scaglia tante volte l'abbiamo utilizzato lì, però è un giocatore che ha altre caratteristiche, se deve andare a giocare dobbiamo trovare un'alternativa, che può essere Mazzotta, può essere Mazzotta, perché fin quando non c'è le firme, non vi nascondo che adesso mi ha chiamato una squadra che era meravigliata che avessi preso Mazzotta, perché c'erano pure loro a prendere, ma io non è, devo guardare a casa mia, non è una situazione... Quindi chiuso? Sì, pure Caputo era chiuso, con i documenti arrivati qua. Fin quando non firma, come pure da Cruz, ieri, fin quando non ha firmato, non ho mai detto ufficialità, perché può succedere tante cose. Voi giustamente non la vivete dentro come la vivo io, la società. Qui c'è Pietro Pizzarotti, che stiamo sempre, stiamo vicini, con, come pure Carra e come gli altri, e vedono le difficoltà che non è... io capisco voi che scrivete, che lavorate, però non è così come sembra. E tante volte un nome che voi indovinate ce l'avete bruciato un lavoro da un mese. E per cui no, è giusto, no, no, ci provate, spero ci provate a fare il vostro lavoro, non a bruciarmi i giorni di lavoro, per cui vediamo, analizziamo tutto, perché io non sono scontento, ma non perché abbiamo lavorato tutto l'anno su questa rosa, non sono scontento, cerchiamo di poter migliorare in qualcosa, ma non perché chi c'era, chi non ha dato, ma chi c'era può darsi che non l'abbiamo fatto dare o non ha potuto dare, questo. Allora cerchiamo di un attimo alzare un po' l'asticella e cercare di fare poco meglio. Io dico poco meglio perché voglio essere cauto, non voglio dare, perché vedo un po' troppo entusiasmo, e l'entusiasmo troppo a volte fa brutti scherzi, perché la partita, le partite dei playoff, me le ricordo benissimo, le partite perse in casa durante il campionato scorso, io me le ricordo, ce l'ho tutte appresso a livello di stress, questa è la situazione, per cui andiamo con i piedi di piombo e ci teniamo stretti che abbiamo, poi decidiamo, le decisioni più brutte poi le devo prendere pure io e la società, a mandare via qualcuno che ha fatto parte di un gruppo importante. Vediamo, intanto dobbiamo vedere come sta Ceravolo, perché Ceravolo ci può dare la temperatura della squadra in generale, no? Più che della squadra, del reparto offensivo. Allora, se io adesso ho, avete sentito pure voi, da Cruz, che tutti, no? Cosa ha detto? È stato naturale nella risposta, è spontaneo. Vuole giocare prima punta, per cui se io adesso in rosa c'ho Calaio, Ceravolo e da Cruz, se ne prendo, sì, o c'è qualcuno di troppo o stiamo bene così. Allora dipende da come sta Ceravolo, sta lavorando, oggi ce l'avete tutti, qualcuno c'era al campo a vedere che sta lavorando, stiamo cercando di farlo recuperare non quanto prima, non vi nascondo, non quanto prima, perché la gatta frettolosa fa i figli ciechi. Però stiamo cercando di curarlo al massimo e vedere come sta, quanto prima, ma nei tempi che si devono rispettare. Avete ipotizzato un rientro in adatto? Devo essere onesto, si occupano altri. Io vorrei che tornasse a pieno ritmo quando sta bene. È logico che più o meno
il più o meno però equivale a zero, perché se il ragazzo è più o meno, cioè mi dicono 10 giorni e poi invece non sta al massimo e poi c'ha 20 minuti, non posso dire altro, cioè non posso espormi su una cosa che deve sentirsi prima lui, no? Perché può darsi un esame di un calciatore in generale ecografico, dice che sta bene, ma il giocatore si sente impastato, che il muscolo, se lo sente impastato, ma l'ecografia non la vede. Questo. A posto di Calaioccio, novità no? No, ho detto apposta, noi ci abbiamo questi tre attaccanti, intanto ci teniamo belli stretti. Poi Calaiò, voglio dire, ha mancato 5 partite, 6 partite, ma prima ha fatti gol, qualche partita ce l'ha fatta vincere, ha lottato sempre, ha corso per tanti, e nonostante tutti, penso che dicano l'età, non l'età, però ha corso e ha rincorso, e ha fatto dei gol. Ma infatti... Nel senso che se dovesse partire, non so se tutta la tifoseria sarebbe... Sì, ma non... io capisco, tanto... Va tutto in base ai risultati, ai gol e tutto. Io sto dicendo che noi gli attaccanti sono questi e ci teniamo stretti. Dipende tanto dal recupero di Cerava. Io incrocio le dita e vediamo. Altra domanda? Invece con Rappi e Nocciolini vale un po' il discorso anche di Sky, insomma. Vediamo. Vanno per giocare. Vediamo, sì. Vediamo. Dipende anche da loro, vediamo da altre situazioni. Mercato è, cioè, si vedono pochi movimenti in giro. No, per vedere i giornali, i siti di Parma dobbiamo comprare 150 giocatori, però il mercato è più parlato più che altro. Noi sappiamo, allora, analizzando tutto, se noi dovessimo dare Scaglia, che ho detto prima che non è il suo ruolo naturale, per cui ho potuto sbagliare pure io, mi prendo responsabilità di tutto. Germoni l'abbiamo già dato, gioca Gagliolo che è stato preso per fare il difensore centrale, e allora un'alternativa oltre a Ramos, che secondo me è un ottimo giocatore, può essere un'alternativa, può essere, però secondo me dovrebbe giocare, dimostrare, non per forza nel Parma, perché è un 96, cerchiamo un attimo di trovare una soluzione tutti. In più dobbiamo trovare un'alternativa, allora Mazzotta può essere una di queste, perché sennò rimaniamo senza terzini. I quattro centrali, Jacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Sierralta, e a destra, se Jacoponi prima era, avevamo visto come terzino destro, rimane solo Mazzocchi, e allora c'è la situazione di trovare, dipende da un terzino destro. Poi a centrocampo uno esce e uno entra, se esce, se no dobbiamo attendere. E in attacco più o meno Baraglie, vediamo un attimo qualche soluzione che si può trovare giusta per qualcuno che ha giocato meno, e troviamo un'alternativa valida, se no rimaniamo così. Perché tante volte ci sono delle aspettative sui giocatori che non vengono riscontrate, però per colpa di tutti, pure colpa mia, vi dico sempre, non è, tante volte qualcuno che è venuto forse non aveva fatto la preparazione e ancora non era al massimo, e allora l'abbiamo potuto etichettare tutti, no? Perché è facile fare subito un resoconto su un giocatore, se sbaglia un passaggio, sbaglia una punizione, sbaglia qualcosa. Vediamo, se no mi ritengo, perché se dopo non aver fatto la preparazione, noi prima sapevamo che erano ottimi giocatori, ma dopo che stanno bene, darli mi darebbe un po' fastidio se fanno bene un'altra squadra. Mi dà fastidio, per cui, però sono i rischi, il calcio a volte è un rischio, non è la matematica che 2 più 2 fa 4. È un rischio, e se ti piace rischiare è normale, lo devi fare ponderatamente. Però vediamo.